Il prisma, in questo video parleremo del prisma, vedremo che cos'è il prisma retto, il prisma regolare, lo sviluppo piano di un prisma, poi vedremo le formule dell'area laterale del prisma retto, quella dell'area totale e quella del volume. Cominciamo vedendo la definizione del prisma. Che cos'è il prisma? Il prisma è un poliedro limitato da due poligoni congruenti paralleli, tetti basi, e da tanti parallelogrammi quanti sono i lati di uno dei due poligoni. Vediamo qui, questa è una base, un pentagono, questa è un'altra base, un pentagono congruente all'altro e poi abbiamo tanti parallelogrammi quanti sono i lati del, della base, del pentagono, sono 5 anche se ne evidenzio solamente le due che sono nella, frontalmente rispetto a noi. Passiamo al prisma retto. Un prisma si dice retto quando gli spigoli laterali sono perpendicolari alle basi. Eccolo sulla destra un prisma retto. In un prisma retto le facce laterali sono tutti rettangoli. Quindi tutti i parallelogrammi, in questo caso sono sei perché le mie basi sono degli esagoni, sono dei rettangoli, quattro angoli retti. Il prisma regolare? Un prisma si dice regolare quando ha per basi due poligoni regolari. Nel prisma a fianco le basi sono due esagoni regolari e il prisma si chiama regolare esagonale. Questo è un esagono regolare e anche questo lo sviluppo piano di un prisma. La superficie di un qualunque prisma può essere rappresentata su un piano. Tale rappresentazione prende il nome di sviluppo piano del prisma. Eccone alcuni esempi. Questo è lo sviluppo piano di un prisma regolare triangolare. Vedete, sono tre rettangoli e due triangoli equilateri. Questo è un prisma regolare pentagonale, quindi abbiamo due pentagoni regolari e cinque rettangoli. E infine un prisma regolare esagonale, due esagoni regolari e sei rettangoli. Dai tre esempi che ho riportato si può osservare che lo sviluppo piano di un prisma regolare è una figura composta da due poligoni congruenti alle basi del prisma e da tanti rettangoli quanti sono i lati delle basi del prisma, ovviamente. Passiamo alle formule, cominciando con quelle dell'area laterale. L'area laterale del prisma retto si calcola moltiplicando il perimetro di base per la misura dell'altezza e eh, l'area laterale rappresenta la superficie delle, in questo caso sono 1, 2, 3, 6 facce eh, laterali del mio eh, prisma base esagonale. La formula dunque è questa, area laterale uguale perimetro per altezza, mentre le formule inverse sono perimetro uguale area laterale diviso altezza e altezza uguale area laterale diviso perimetro. Passiamo alla formula dell'area totale. L'area totale del prismaretto si calcola addizionando all'area laterale l'area delle due basi. Quindi l'area laterale è questa qua attorno, poi aggiungiamo le due aree di base. La formula dunque è questa, area totale uguale area laterale più 2 per area di base, mentre le formule inverse saranno area laterale uguale area totale meno 2 per area di base e area di base uguale area totale. Meno area laterale, il risultato ottenuto deve essere diviso poi per 2. Infine abbiamo la formula del volume. Il volume del prismaretto si calcola moltiplicando l'area di base per la misura dell'altezza. E il volume è questo qui, cioè è la misura dello spazio occupato dal nostro prisma. La formula del volume sarà quindi volume uguale area di base per altezza. Le formule inverse: area di base uguale volume diviso altezza, e altezza uguale volume diviso area di base. Ma raccogliamo tutte le formule del prisma in questa tabella, cominciando con quelle dell'area laterale. Area laterale uguale perimetro per altezza, le inverse, perimetro uguale area laterale diviso altezza e altezza uguale area laterale diviso perimetro. Passiamo all'area totale. Area totale uguale area laterale più 2 per area di base. Le inverse l'area laterale uguale all'area totale meno 2 area di base e aria di base uguale all'area totale meno area laterale il tutto diviso per 2. Infine abbiamo le formule del volume, volume uguale aria di base per altezza, le inverse aria di base uguale volume diviso altezza e altezza uguale volume diviso area di base.